Amici di Milan Channel, un cordiale saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati all'ascolto delle nostre classiche rossonere. Ritorniamo indietro nel tempo, estate 1988, il Milan ospite del PSV Eindhoven. Siamo al Philips Stadion di Eindhoven, il Milan campione d'Italia, il Milan di Arrigo Sacchi incontra in amichevole precampionato la fortissima squadra olandese. Un match delle stelle, una sorta di amichevole per assaggiare il grande clima internazionale che di lì a poco il Milan reincontrerà frequentando quella Coppa dei Campioni che da troppo tempo manca dalla bacheca di Via Turati. Milan che ha vinto lo scudetto nel passato mese di maggio, il primo scudetto dell'era Sacchi, l'unico scudetto dell'era Sacchi. Milan che però a questo punto comincia a pensare alla grande campagna d'Europa della stagione 88-89 che culminerà con la grande affermazione di Barcellona contro l'Steaua Bucarest. Ma in questa estate, in questo mese di agosto 1988, quella campagna è solo in fase preparatoria. Il Milan deve ritrovare le grandi concorrenti, deve ritrovare appunto la confidenza con il calcio che conta, con il calcio a livello europeo, e niente di meglio di uno squadrone come il PSV Eindhoven, una delle squadre dominanti dei tardi anni 80 in Europa, squadra che come vedete anche dalla formazione ha davvero un plateau notevole di campioni. Andiamo quindi a vedere le formazioni in campo, rinfrescando la memoria, tornando indietro con le sensazioni di queste formazioni che ci dicono appunto di quanto gloriosa sia stata la storia rossonera di quegli anni. Il Milan di Arrigo Sacchi con Galli in porta, poi Tassotti, Mussi, Colombo, Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten e Vani Virdis. Per quanto concerne invece la squadra, eccolo qui Arrigo Sacchi che ha improvvisato una panchina di comodo con una sedia di legno. Dicevamo, per quanto concerne l'Eindhoven, ci sono i seguenti effettivi. In porta il grande Van Breukelen, portiere della nazionale olandese, e poi Erik Gerets, vecchia conoscenza del calcio non solo italiano ma proprio milanista, lo ricorderete, autore di una stagione non fortunatissima nell'83 nel Milan. Poi ancora Nielsen, Koeman, Ronald Koeman, uno dei giocatori più forti di quel periodo mentre la partita è iniziata, Heinze, Soren Lerby, Van Aerle, Vanenburg, Valks, Winkift, ex conoscenza di Pisa e Torino, e Gillaus. Formazioni quindi di altissimo rango, partita cominciata con il primo pallone giocato proprio da Ronald Koeman, il grande lancio sulla destra per Gerets, eccolo qui l'ex milanista che mette giù da Kift, il passaggio di ritorno sulla destra per Gerets, parte il cross e la difesa rossonera che amministra con Franco Baresi, il tocco sulla sinistra per Chicco Evani, poi il colpo di testa ancora verso Costacurta e Baresi che amministra il pallone. Manca nella formazione rossonera Paolo Maldini, che non è ancora utilizzato in questa prima fase della preparazione precampionato per un leggero infortunio. Milan che adesso prova la verticalizzazione con Marco Van Basten, attenzione, una palla conquistata quasi dal centravanti rossonero. Milan che nell'estate ha cambiato qualcosa, la coppia di olandesi Gullit-Van Basten dell'annata precedente è diventata il trio olandese grazie all'apporto, lo vedete inquadrato, di Frankie Rijkaard, arrivato a ricoprire le funzioni di regista della squadra rossonera. Frankie Rijkaard completa il trio tulipano che poi porterà tanti tanti successi. Qui è Mussi in possesso di palla, riesce ad andare via per un attimo ad Heinze, poi dopo torna sui suoi passi, commette fallo Heinze e il calcio di punizione in favore del Milan. Dicevamo quindi di un Milan che si è rinforzato acquistando Frankie Rijkaard, che andrà benissimo in questa sua prima stagione italiana, così come Marco Van Basten, che dopo il lungo infortunio che lo aveva estromesso dalla prima squadra nella stagione 87-88, quella culminata appunto con lo scudetto di Arrigo Sacchi, esploderà definitivamente nel grande calcio rossonero e italiano con 32 gol ufficiali nel corso dell'annata. Davvero un anno solare strepitoso nel 1988 per Marco Van Basten. Costacurta che tocca palla su Rijkaard, prova la velocità Rijkaard, c'è forse un tocco irregolare da parte di Van Aerle, ma si va avanti con l'accelerazione di
Lerby, sulla destra Vanenburg, prova ad accentrarsi, Rijkaard scivola, poi c'è questo suggerimento in verticale da parte di Van Aerle, che non trova impreparato Giovanni Galli. Milan che incontrerà in Coppa dei Campioni da lì a poco, nel giro di un mese, il Vitocia Sofia nel primissimo turno della massima competizione continentale per club, dalla quale il Milan manca, come dicevamo, da parecchi anni, dall'anno della Stella, edizione della Coppa dei Campioni 79-80, con il Milan estromesso al primo turno dal Porto, pareggio 0-0 a Oporto e sconfitta in casa a San Siro 1-0, gol di Duda con papera di Albertosi. Quello fu l'addio, o almeno quantomeno un lungo arrivederci, dei rossoneri alla Coppa dei Campioni, che sarebbe ritornata, come dicevamo, il 7 settembre con la vittoria in trasferta 2-0 a Sofia contro il Vitocia. Qui c'è inquadrato intanto Lerby, dicevamo grande motore del centrocampo della Danimarca di quegli anni, Søren Lerby, che va ad aggredire Mussi, che porta palla, stadio della Philips, come sapete il PSV Eindhoven è la squadra della multinazionale dell'elettricità, PSV sta proprio per Philips Sportverein, sarebbe a dire associazione sportiva Philips, e quindi una squadra di fabbrica, potremmo dire. E questo è lo stadio proprio della Philips, lo stadio di Eindhoven, gremito in ogni ordine di posti, un richiamo internazionale sempre di altissimo livello quello che esercita il Milan. E vedete quanti tifosi si siano recati allo stadio a vedere questa amichevole, come fosse una gara davvero di Coppa dei Campioni. Milan con Donadoni, appoggio centrale, poi la palla dentro di Tassotti, si alza la bandierina del guardaline di destra. Marco Van Basten colto in fuorigioco, si riprende con Lerby che manovra palla, il tocco sulla sinistra dove opera Nielsen, poi ancora Lerby, passaggio all'indietro, cerca il giramento nella prima fase dell'impostazione il PSV Eindhoven. Qui c'è una palla che Billy Costacurta lascia sfilare in fallo laterale, battuto con Donadoni in possesso palla. Dette il passaggio Virdis con il suo scatto, area di rigore, calcio d'angolo, colpo di testa da parte del difensore olandese Nielsen, e il calcio d'angolo per il Milan, il primo tiro dalla bandierina per i rossoneri, va a chicco Evani. Prova a battere corto, ma arriva in pressing Vinkieft. Ecco battuto il calcio d'angolo. Palla che Tassotti redistribuisce ancora a Devani. Parte il cross tagliato. Palla dal versante opposto. Billy Costacurta la governa. La fa uscire. Fallo laterale per il Milan. Eccolo qui Eric Gerets, capitano del Belgio a Spagna 82. Grande protagonista anche della partita inaugurale di quel mondiale tra Belgio e Argentina, vinta dagli argentini poi. E qui c'è Baresi che ha detto il passaggio, posizione regolare per il capitano, attenzione, l'uscita di testa da parte di Van Breukelen, sorride Franco Baresi, lo spericolato Van Breukelen, portiere dell'Olanda, campione d'Europa nel 1988. E attenzione, sotto misura, Virdis anticipato, Milan pericoloso, l'arbitro non assegna il calcio d'angolo attribuendo a Pietro Paolo Virdis la deviazione sotto misura. Sulle spalle, sulla testa di Virdis ci sono molti dei meriti, come del resto per molta parte della squadra, ma davvero Virdis in particolare, per aver sostenuto l'attacco del Milan nella difficile stagione 87-88. Lo ricordiamo, Milan che andò a vincere il primo scudetto, il primo alloro con lo scudetto dell'era Sacchi, nonostante il lungo infortunio che privò i rossoneri di Marco Van Basten. E nonostante questo fu proprio Virdis a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco, le responsabilità, segnando molti gol
riuscendo a non far sentire la mancanza di un campione del calibro di Van Basten. Se ci pensiamo a posteriori, davvero un incredibile risultato per Pietro Paolo Virdis, che segnò 11 gol in campionato, 2 in Coppa Italia e 2 in Coppa UEFA, una Coppa UEFA peraltro sfortunata per il Milan, chiudendo con un totale di 15 reti. Capocannoniere rossonero nell'annata dello scudetto numero 11. Tanto Giovanni Galli, che branca impresa, va sulla destra a Mussi, prova la cavalcata Mussi, poi il tocco da parte di Rijkaard per Colombo, va Colombo l'1-2 che non si chiude, recupera Lerby, poi manovra palla Gilhaus, ancora sulla sinistra Lerby, prova il tocco di prima verso Vanenburg, un altro alfiere dell'Olanda, campione d'Europa 1988. Ricordiamo infatti che questa partita viene giocata solo un paio di mesi dopo l'affermazione olandese nei campionati d'Europa in Germania. Olanda che batté in finale la Russia, lo ricorderete, con un incredibile gol, tra l'altro, di Marco Van Basten. Quindi il calcio olandese ai vertici in quell'estate 1988. Qui c'è Mussi, che lotta come un leone, recupera palla, subisce fallo. Ha tutto il calcio di punizione da Rijkaard, Donadoni. Cede palla sulla sinistra per l'avanzata di Costa Curta. Poi in fascia il tocco di Evani. Ancora Donadoni. Apre il pallone sulla destra, che non raggiunge però Marco Van Basten, molto decentrato. Qui c'è un bel break di Rijkaard. Prova Rijkaard, si inserisce. Rijkaard, area di rigore. Rijkaard. Il tiro è fuori di poco. Frankie Rijkaard. In un'azione, amici di Milan Channel, che ricorderete simile a quella che portò il gol Coppa dei Campioni nella edizione della Coppa Campioni 89-90 in finale contro il Benfica. Un'azione simile da parte di Frankie Rijkaard, penetrazione personale al centro della difesa e poi in questo caso tiro che esce di poco, in quel caso tiro che entrò in porta e permise al Milan di vincere la seconda Coppa dei Campioni consecutiva, la quarta della sua gloriosa storia. Evidentemente Frankie Rijkaard aveva nelle sue corde questo tipo di azione, lo sfondamento centrale, appena vedeva aprirsi una maglia nella rete difensiva della squadra avversaria. Vanenburg mette giù la palla da gran campione, tocco sulla destra per Eric Gerets, parte il traversone di Gerets sulla sinistra, Kift di testa, sotto misura, e poi Giovanni Galli che disorienta Van Aerle con la sua uscita, è l'olandese a colpire il pallone. Rivediamo ancora colpo di testa di Kift, palla che rimbalza, poi Van Aerle che butta fuori. Partita aperta, come è giusto che sia un'amichevole, ma di altissimi contenuti tecnici e spettacolari, come è giusto che sia un'amichevole così, un'amichevole con tutto questo patrimonio calcistico in campo. Parte Galli, non tocca Virdis, Gerets all'indietro, poi l'appoggio da parte di Falks, prova a risalire Nielsen, poi Lerby, poi ancora Vanenburg, ma c'è il recupero di Virdis, palla nel corridoio, Falks all'indietro, Koeman sulla destra per Vanenburg, prova ad avanzare Vanenburg, mette dentro una bella palla che supera però Valks, e poi c'è il tentativo dalla distanza di Van Aerle, anche questa volta però non trova la porta il baffuto esterno del PSV Eindhoven. 12 minuti di gioco, amici di Milan Channel, estate 1988, mese di agosto, il Milan prepara il campionato 88-89 con lo scudetto sul petto, soprattutto prepara la Coppa dei Campioni con amichevoli di grande prestigio internazionale che Milan Channel vi ripropone, immagini tirate fuori dalla nostra cineteca. Ancora Eindhoven, c'è il break di Van Basten, poi va Donadoni sulla palla, subisce fallo Donadoni, rimane in piedi, l'arbitro però aveva già fischiato, si poteva concedere il vantaggio. Tocco verso Rijkaard, ancora Donadoni,
poi si sovrappone Rijkaard. Donadoni sta per liberare il sinistro, poi arriva Baresi addirittura al tiro, una sberla poderosa da parte del capitano. Palla che sorvola la traversa non di molto. Rivediamo ancora Donadoni che sembrava aver preparato il tiro, poi arriva Baresi con la botta che va alta. Comunque il capitano si fa sentire in tutti i reparti. Lerby, apertura sulla destra per Van Aerle che svetta e riesce a portare via il pallone a Costa Curta. Però arriva Baresi, il tocco di Van Aerle che riesce a tenere viva la palla e poi arriva Costa Curta in calcio d'angolo. Scontri fra titani. Ancora l'inquadratura su Van Aerle che riprende la posizione. C'è il calcio d'angolo di cui si occupa Vanenburg. Parte il cross, colpo di testa fuori. Colpo di testa fuori. Parte dell'inquadrato Gilaus. Ecco ancora un totale del Philips Stadion. Tocco di Costa Curta all'indietro per Baresi. Avanza il capitano, c'è pressing da parte della PSV Eindhoven. Due squadre piuttosto simili per molti versi, anche se lo ricordiamo, per il calcio italiano l'importanza storica, la svolta dell'arrivo di Sacchi al Milan fu proprio quello di far vedere per la prima volta una squadra italiana con questa mentalità in Europa. Per la prima volta una squadra italiana giocava in casa come giocava in trasferta, sempre con una propensione offensiva, gioco dinamico, pressing, fuorigioco. Davvero per l'Olanda non era una novità, gli olandesi avevano inventato questo modo di giocare negli anni 70, ma per il calcio italiano, ripeto, soprattutto a livello di mentalità, quella di Sacchi fu una rivoluzione. Qui c'è un bel lancio di Rijkaard su Kiko Evani che però è colto in fuorigioco. Berigo Evani, giocatore jolly dello schieramento di Sacchi, tornante sinistro, a volte invece più in appoggio ai centrali, giocatore che versatile, che poteva giocare in tutte le posizioni, lo schieramento di centrocampo, a volte anche fare l'ala pura. Evani è stato un altro dei grandi patrimoni di quel Milan. Vanenburg prova ad accentrarsi, tocca laterale per Lerby, la palla colpita sotto, attenzione, posizione irregolare. Intanto, come ci informa la grafica, è passato un quarto d'ora sullo 0-0 alla Philips Stadion fra Eindhoven e Milan. È stato il Milan a rendersi più pericoloso con una bella incursione di Frankie Rijkaard all'11° minuto. Palla fuori di poco a Van Breukelen, battuto. Van Aerle, Vanenburg, arriva il pressing di Costa Curta, poi Vanenburg apre per Eric Gerez, anticipato dall'ex compagno Franco Baresi. Eccolo qui, il suo viso da taglialegna, Eric Gerez, giocatore fisico ma anche dotato di piedi sopraffini. Qui c'è ancora lo stesso Gerez che finisce in fuorigioco. Punizione per il Milan, battuta da Costa Curta su Giovanni Galli. Palla per Frankie Rijkaard. Avanza Rijkaard. Taglia di esterno destro verso verso Angelo Colombo. Poi il recupero di Tassotti, poi Evani, Baresi che apre sulla destra, Mussi costretto alla rincorsa, tiene dentro il pallone, ma lo riconquista Heinze. Poi Kift, ottima la sua giocata, l'apertura sulla destra, dove però c'è in anticipo Costa Curta, recupera però Vanenburg, è costretto a tornare indietro, così come Koeman. Vanenburg, arriva Virdis in pressing, poi Rijkaard, la palla riconquistata dal Milan, ma c'è l'intervento a gamba tesa da parte di Frankie Rijkaard, già battuta la punizione. Vanenburg sulla sinistra, poi Lerby che appoggia per l'avanzata dalle retrovie di Nielsen. Parte il cross, attenzione, area di rigore, c'è il tocco da parte di Falks che indossa un numero 9 quanto mai spiazzante, in quanto un giocatore
olandese, è di fatto il terzino sinistro della formazione di casa. Avete visto l'intervento difensivo pulito da parte di Heinz, che tocca all'indietro per Van Breukelen, subito il regista difensivo Koeman. Per anni Ronald Koeman è stato individuato come il libero difensivo più forte e moderno d'Europa, ovviamente dopo Sua Maestà Franco Baresi, giocatore però con il vizio del gol, fortissimo sui calci piazzati, giocatore conteso dalle migliori formazioni d'Europa e poi finito anche al Barcellona. Eric Gerets di testa, Rijkaard, poi palla dentro, Milan che recupera, ma a centrocampo questa volta è Falks che cerca di mettere in movimento sulla sinistra per l'avanzata Heinz, non vi riesce per il fuorigioco che scatta puntuale sulla linea difensiva rossonera. Frankie Rijkaard, poggio sulla sinistra per Baresi, avanza il capitano da Tassotti, il lancio nel corridoio di Mauro Tassotti, recupera la difesa del PSV. Fanenburg parte da lontano, poi ancora Gerets, Koeman, anticipo Rijkaard, sulla destra Mussi, può avanzare Mussi a campo, si accentra, poi fa partire il suggerimento per Marco Van Basten, area di rigore. Basten francobollato da Koeman, tenta il tocco filtrante il centravanti del Milan, ma ci sono solo giocatori del PSV come Vandenberg, che fa proseguire ancora l'azione di Heinze. Si accentra Heinze, cede il pallone all'Erbi, l'apertura sulla destra per Van Aerle, che deve tornare un po' indietro. Kieft prova a girarsi, Wim Kieft, Milan che recupera palla in più riprese, Rijkaard poi da terra, Gilaus, viene fischiato un fallo per, probabilmente per palla trattenuta da parte di Gilaus. L'arbitro è il signor Van Nid della federazione olandese, arbitro di casa ovviamente come si usa nelle amichevoli. Baresi, tocco verso Rijkaard, ancora Baresi che avanza palla al piede, prova l'accelerazione il capitano, ottimo il passaggio per Van Basten che ha tentato il triangolo, fosse passato questo pallone avremmo avuto Baresi davanti al portiere. Gerets, ancora Baresi subito in pressing, recupera palla il capitano, prova lo sprint con Van Aerle che poi va a chiudere su Van Breukelen. C'è lo spunto sulla sinistra di Heinz, prova ad andare via Donadoni, Heinz è velocissimo, filtra, attenzione, Donadoni riesce a toccargli il pallone, poi c'è il rinvio da parte di Tassotti. Grande fuga sulla sinistra di Heinz. Evani, Costa Curta, Baresi, pallone scagliato all'indietro, Giovanni Galli sulla destra per Mussi, poi Donadoni, Rijkaard, Baresi, palla sulla sinistra per Evani, poi il tocco in profondità per Tassotti che si traveste da ala praticamente con la sua fuga sulla fascia, poi Koeman che libera, è la palla che finisce direttamente sul fondo, sull'out, rimessa laterale per il Milan. Grande scontro a centrocampo fra le due squadre, nessuna delle quali è ancora riuscita a prendere il sopravvento, anche se il Milan forse sta portando un po' di più la palla. Fallo su Van Basten intanto, che era arrivato all'altezza dei difensori per difendere il pallone. Rijkaard apre per Mussi, mette giù il pallone Mussi, avanza sulla fascia destra, davanti a sé l'Erbi, riesce a servire Virdis, ottimo il triangolo, Mussi ancora, prova anche il dribbling su Koeman, ci riesce, poi però si allunga il pallone, nessuna difficoltà per Van Breukelen.
Lerby. Tocco all'indietro per Heinze e Koeman, che appoggia sulla destra per Gerets. Vanenburg in profondità sulla destra, Van Aerle si ferma, c'è Kieft che detta il passaggio, riceve, tocco all'indietro per Vanenburg, apertura sulla sinistra, scatta il fuorigioco del Milan. Lerby, il cross di Soren Lerby, Giovanni Galli tranquillo, la branca impresa e subito rimette in movimento i suoi. Il lancio di Evani a provare la corsa di Van Basten, però lancio fuori misura. Qui vedete la panchina del PSV Eindhoven. Gerets, poi c'è il tocco di Falks, lo scambio con Lerby che viene a fare da playmaker arretrando molto il suo raggio d'azione. Poi Nielsen, il rimpallo che favorisce Donadoni, palla recuperata, il lancio per Van Basten, attenzione Van Basten, area di rigore, Van Basten palla sul sinistro, fuori! Strepitosa occasione da rete per Marco Van Basten, che semina l'avversario diretto, controlla bene il pallone, ma poi al momento di tirare di sinistro si trova sbilanciato e non riesce a chiudere. Marco Van Basten, seconda grande palla gol per il Milan, tutte e due le volte a tu per tu col portiere. Prima Rijkaard, poi Van Basten. Ora manovra palla Soren Lerby, chiuso da tre uomini in rosso-nero. Riesce a proteggere il pallone, Vanenburg. Ancora un raddoppio di marcatura per il Milan. Apertura sulla destra. Gerets di testa a proseguire sulla fascia Van Aerle. Poi c'è un bel recupero da parte di Gilaus. Koeman che sbaglia tutto, costringe alla corsa a ritroso Van Aerle. Gilaus, ancora Koeman, ma vedete, braccato dai giocatori del Milan e poi scattano tre fuorigioco. Non uno, tre. Arrigo Sacchi, dedito al chewing gum. Richiama Evani, vedete, con non stare troppo avanti. Una flemma comunque rispetto alla solita conduzione spiritata della partita da parte del mister di Fusignano. Era amichevole, si guardano il piazzamento dei giocatori, la tenuta atletica, il funzionamento degli schemi, gli scambi. Non c'è la tensione dei tre punti. Donadoni, Virdis, attenzione, area di rigore per Pietro Paolo che viene messo a terra. Si prosegue, Van Basten, Rijkaard, bisogna allargare e lo fa subito Franky Rijkaard per Kiko Evani. Kiko Evani va in sovrapposizione Colombo, Evani serve al centro Rijkaard ancora, che non può fare altro che appoggiare per Tassotti che arriva dalle retrovie. E avete visto Milan che ha diverse frecce al suo arco, a volte le penetrazioni degli attaccanti come Van Basten o dei centrocampisti come Rijkaard, a volte anche le stoccate dei difensori. Prima ci ha provato Baresi, adesso Tassotti. Porta palla il PSV con Lerby, poi tocco, avete visto, di Falks. Gerets, si sgancia Gerets da Lerby che evita il ritorno di Franky Rijkaard. Poi Marco Van Basten che gli recupera il pallone, c'è però in seconda battuta Vanenburg. Koeman, prova il lancio Koeman, quasi intercettato da Kiko Evani. Palla che finisce in fallo laterale. Va a battere Gerets. Poi Kieft. Vanenburg. Va Kieft, posizione regolare. Si continua a giocare e sbaglia un gol già fatto Wim Kieft. Sono rimasti tutti un po' imbambolati, compresi gli olandesi, convinti che si trattasse di fuorigioco. Invece non si è alzata la bandierina del guardaline. Giovanni Galli ha chiuso bene la porta, ma lì la responsabilità di Falks, e non Kieft, era Falks che era scattato sul filo del fuorigioco. La responsabilità, dicevo, di questo difensore è enorme sull'errore. Milan è stato fortunato in questo caso, anche perché la palla giusta si è trovata sui piedi proprio di un difensore. Fosse capitata su quelli di Vanenburg o di Wim Kieft, sarebbe stato probabilmente gol.
E qui abbiamo visto i rischi a cui si espone la difesa che applica la tattica del fuorigioco, perché laddove essa non funzioni anche solo una volta nel giro di una partita, immediatamente ci si trova di fronte al proprio portiere l'attaccante. Sono tattiche molto redditizie se fatte bene. Tra le gambe Nielsen, 1-0 per il Milan. Varco Van Basten al 28esimo minuto di gioco. Allo stadio Philips di Eindhoven, agosto 1988, Milan che prepara la campagna d'Europa nel migliore dei modi, facendo subito capire alle avversarie in circolazione che questa è una squadra che fa sul serio e che il cliché non cambierà durante la stagione. Qui si alza una bandierina sulla quale ci permettiamo di essere dubbiosi, ancora per Marco Van Basten. E chiudendo il discorso che facevamo sul fuorigioco, il Milan aveva così, diciamo, fatto esempio, fatto scuola in quella parte finale degli anni Ottanta, però dopo qualche anno una serie di gol presi da molte squadre che non riuscivano ad applicare il fuorigioco nel migliore dei modi fece un po' desistere dall'applicazione di questa tattica, e ancora adesso si continua ad applicare, però con molto molto raziocinio, con molta prudenza, non più in maniera sistematica come alla fine degli anni Ottanta. Milan in vantaggio quindi, amici di Milan Channel. Milan in vantaggio meritatamente grazie a un gol di Marco Van Basten, dopo però una serie di occasioni capitate sempre sui piedi dei rossoneri. Milan legittima questo vantaggio espresso dal campo con quello numerico, quello dei gol, quello che conta. 0 PSV, 1 Milan, mezz'ora di gioco. Donadoni, Virdis, Donadoni. Subito la palla che si alza, anche troppo. Va Van Breukelen, tocca su Koeman. Koeman sulla sinistra per Nielsen. Lo sa intanto con braccialetto rossonero. Che segnala alcune posizioni in campo a suo modo di vedere errate. Arriva Baresi intanto a chiudere questa palla all'indietro per Giovanni Galli. Io ricordo sempre ai nostri amici all'ascolto e alla visione che alla fine degli anni Ottanta ancora non era entrata in vigore la regola che non permetteva al portiere di raccogliere con le mani il retropassaggio del difensore. Ecco perché anche in questo caso avete visto Baresi toccare verso Giovanni Galli, Giovanni Galli a brancare in presa. Oggi questo non si potrebbe fare, sarebbe calcio di punizione di seconda. Virdis bene sulla fascia per Mussi, poi c'è un bel ripiegamento difensivo, un ottimo recupero da parte di Heinz, evita anche il calcio d'angolo. Lerby avanza sulla sua fascia, poi dà all'indietro per Heinz che cambia gioco. A destra riceve Falks, sul suo piede l'unica grande palla gol del Eindhoven, poco prima della rete di Van Basten. Qui Falks che apre sulla fascia, non ci sono compagni. Intanto Soren Lerby che non è soddisfatto di quanto stiano facendo i suoi uomini, i suoi compagni. Baresi, la sciabolata di Baresi, anche in questo caso però non c'è stato scatto. Quindi riprende palla Eindhoven, tocco su Falks, palla sulla sinistra per Heinz, mette in movimento Lerby, Lerby all'indietro per Heinz, ancora palla verso il centro della difesa, poi Koeman. Se il Milan non sembra dannarsi troppo l'anima per il pressing, Koeman. Poi sulla destra la possibilità per Van Aerle. Gerets gioca molto avanzato. Poi prova l'azione personale Nielsen che tocca sulla sinistra da Heinz. Arriva sulla destra la possibilità per Lerby. Il cross Giovanni Galli. Ottimo il tempismo di Giovanni Galli che poi regala invece, questo sì, un calcio di punizione di seconda in favore del Eindhoven. Avete visto
Questa regola invece in vigore c'era e come. Giovanni Galli che ha conquistato il pallone, poi lo ha messo a terra e lo ha ricoperto ancora con le mani, e questo non si poteva fare. In questo caso sarebbe dovuto intervenire prima un tocco di un altro giocatore. Invece il portiere che metteva a terra il pallone lo riprendeva con le mani senza che nessun giocatore l'avesse toccato nel frattempo. Commetteva fallo, punito con il calcio di seconda in area di rigore. Allora andiamoci a vedere questo calcio di punizione, un'altra emozione di questa bella partita che Milan Channel vi propone. Vedete il Milan con 5 uomini in barriera nelle parti dell'area di porta, qui 9,15 m non ci sono neanche a immaginarli. Vedete che si lamenta Soren Lerby. Parte Koeman, il tiro deviato da un giocatore che nel frattempo rossonero era finito a un metro. E poi scatta ancora, almeno ci tenta il Milan, il fuorigioco, fuorigioco che viene assegnato. Supera indenne questo piccolo momento di crisi la difesa rossonera, dovuto a questo calcio di seconda inefficace. Intanto si riporta in avanti Mussi, si ferma sulla fascia destra, si accentra, fa la giocata per Evani, che poi apre subito per Donadoni. Serie di finte di Donadoni che mette nel corridoio per Pietro Paolo Virdis, che si accorge con un pizzico di ritardo dell'idea del suo compagno. Idea buona. Virdis non ha capito troppo tardi. Lerby avanza palla al piede, Soren Lerby tocca sulla sinistra per l'avanzata di Heinze, che prova la verticalizzazione, va subito a coprire Colombo che appoggia su Tassotti. Sotti dà al capitano che va su Evani, ancora Baresi. Il pressing di Gerez, che funge da uomo più avanzato. Tassotti con esperienza e classe. Evani. Rijkaard, ancora Evani, anticipato da Gilaus. Può ripartire la PSV con Kieft, che fa partire il destro da 20 metri. Un tiro del quale non comprendiamo le ragioni. Si poteva gestire in mille altri modi quel pallone. Rijkaard viene a prendere palla molto indietro, la smista sulla destra per Mussi. Tassotti, Baresi, svaria il capitano, prova ad andare a sinistra, poi lancia sulla fascia per Costa Curta, che anticipa Eric Gerez ma subisce fallo. E allora si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Milan. Quando siamo giunti al 36esimo minuto del primo tempo e i rossoneri sono in vantaggio in questa amichevole di lusso dell'estate 88 contro l'Eindhoven per 1-0, rete di Marco van Basten al 28esimo. Mussi, Donadoni, apre il gioco per Colombo, che poi mette subito dentro il pallone ma non trova compagni. Van Broekelen, palla sull'Erbi. Il tocco in verticale poi di Nielsen su Fanenburg. Milan che triplica le marcature, Fanenburg che però tiene il possesso della palla. La dà sulla destra a Gerez. Mette giù il pallone Gerez e appoggia a Van Aerle. Va in sovrapposizione Gerez, parte il cross di Van Aerle, libera Tassotti. Poi arriva Koeman, che apre ancora bene sulla destra per Van Aerle. Sistema il pallone il numero 7 olandese, poi di sinistro fa partire il cross, palla che filtra, Costa Curta si gira e appoggia bene per Evani. Ancora il passaggio di ritorno, Costa Curta, il rinvio, Nielsen, poi Lerby all'indietro, poi l'appoggio di Falks per Van Aerle. Fanenburg, parte il cross di Fanenburg. Colpo di testa in appoggio, attenzione area di rigore, Baresi, Costa Curta che poi evita l'arrivo di Gerez, e poi c'è questa palla graziosa di Chicco Evani che rimette in movimento il Milan. Fuori gioco di Virdis, chilometrico, Virdis che si arrabbia perché avrebbe voluto la palla di prima da parte di Evani, che invece
ha atteso quel secondo in più che ha fatto finire in fuorigioco Virdis. Fanenburg, il taglio in mezzo all'area di Kieft, poi Fanenburg si ferma, non ci sono più movimenti da parte dei suoi compagni e allora attende l'arrivo di Van Aerle. Sulla destra parte il cross basso, Baresi, poi Costa Curta, Virdis all'indietro per Evani, Baresi, sale il capitano, palla per Van Basten, subito l'appoggio e la ripartenza, Tassotti, sale Donadoni che fa partire il lancio, posizione regolare per Van Basten, Van Breukelen, Gerets. Ovviamente Marco Van Basten, compagno di squadra nella nazionale olandese, campione d'Europa di molti dei giocatori della Eindhoven, basti citare appunto il portiere Van Breukelen, Fanenburg, Koeman, i giocatori che hanno condiviso con il bomber rossonero l'esperienza tedesca, l'esperienza vincente come dicevamo, per i colori arancioni. È stato l'unico alloro internazionale vinto dall'Olanda tra mondiali ed europei. Nonostante tutto quello che questo calcio ha espresso, soprattutto negli anni 70, proprio negli anni 70 sono mancati due titoli mondiali. Attenzione intanto in area di rigore, la girata da parte di Kieft, respinge Baresi, poi Costa Curta in fallo laterale. Ecco inquadrato l'ex giocatore del Torino e del Pisa. Dicevamo, calcio olandese che ha raccolto sicuramente meno di quanto avrebbe meritato nella sua storia negli ultimi 30 anni. Secondo posto ai mondiali del 74, secondo posto ai mondiali del 78. Tutte e due le volte in finale contro la squadra di casa, compiti proibitivi. E poi un solo titolo europeo. La cosa strana è che questo titolo europeo comunque è arrivato con l'Olanda dell'88 e non con la grande Olanda di Cruyff, che negli anni 70 ha insegnato calcio al mondo e non è riuscita però a raccogliere alcun alloro. Intanto Gerets, che è finito in fuorigioco, sparacchia via in un gesto di protesta. 40esimo minuto, 5 al termine del primo tempo, Milan 1 e Eindhoven 0. Baresi, palla per Tassotti, il tocco per Rijkaard, ancora il Milan che a questo punto tiene il possesso palla, poi Baresi apre però fuori misura per Costa Curta, allora va a recuperare il PSV con Van Aerle, mette in movimento sulla destra Kieft, Costa Curta che va a chiudere, Van Aerle, rimessa laterale che lascia ad Erik Gerets, lungo lancio per Fanenburg, la palla filtrante per Kieft, posizione regolare di Kieft che conquista il fondo, parte il cross, Giovanni Galli, palla al rinvio, il portiere rossonero, palla nel cerchio di centrocampo che rimbalza davanti a Virdis, poi Nielsen, ancora Rijkaard che indirizza verso Marco Van Basten, pallone che filtra, ancora Nielsen, poi una buona giocata da parte di Heinze, fallo di Van Basten, punizione per il PSV. Heinze, Fanenburg, palla scodellata verso Erik Gerets, Babaresi gira verso Giovanni Galli con sicurezza, portiere al rinvio, palla lunghissima, colpo di testa di Frankie Rijkaard, poi ancora Lerby, passaggio all'indietro, palla recuperata in difesa da Nielsen, ma c'è il pressing di Marco Van Basten, Nielsen cede a Falks, poi viene Koeman che trova Kieft, movimento, salgono subito i difensori del Milan, apertura sulla destra, posizione regolare per Gerets, attenzione, area di rigore per Gerets, c'è Fanenburg in appoggio, Gerets va al cross, di testa Baresi, palla dentro, è ancora Rijkaard a liberare l'area, Virdis, c'è un ottimo tocco di Evani, ancora Virdis all'indietro, Costa Curta, cincischia col pallone, arriva Gerets, glielo ruba, Lerby, prova il dai e vai, viene messo a terra Lerby, c'è calcio di punizione in favore dell'Eindhoven.
Buona possibilità per gli olandesi, che erano ripartiti sulla conquista del pallone effettuata sulla tre quarti offensiva. È stato messo a terra l'Herbie. Calcio di punizione in favore dell'Eindhoven. Palla dentro, sfila Rijkaard, allontana. Adesso il Milan un po' in affanno. Tannenburg costretto a girarsi, poi cede bene il pallone a Koeman. Il recupero dei rossoneri. Ancora il lancio per Koeman, che è in posizione regolare ma è chiuso da Baresi. Parte il suo cross, prova la deviazione sotto misura Kieft. Palla che finisce sul fondo. Non c'è, mi pare, calcio d'angolo come avrebbe voluto il centravanti dell'Eindhoven, Wim Kieft. Costa Curta, Giovanni Galli. Palla appoggiata sulla destra per Tassotti. Poi Rijkaard. Passaggio su Donadoni, che ancora lascia sfilare sulla sinistra per Evani. Prova il tocco di prima Evani per Van Basten, che era finito in fuorigioco. E Koeman, l'Herbie, ancora Koeman. Apre bene sulla sinistra per Falks. Heinze, l'Herbie, ancora Falks. Lascia l'incombenza dell'azione a l'Herbie, che finalmente apre sulla destra. Però capisce tutto Costa Curta, può ripartire il Milan. Evani, palla per Virdis che non aggancia. Si gioca ormai l'ultimo scampolo di secondi di questo primo tempo. Tannenburg apre sulla sinistra, c'è in anticipo Mussi che va a campanile. E poi ecco che arriva il fischio dell'arbitro Van Niet, che manda le squadre negli spogliatoi. Intervallo con il Milan in vantaggio per 1-0. Rete di Marco Van Basten, che vedete inquadrato al 28esimo minuto di questo primo tempo dell'amichevole fra Milan e PSV Eindhoven, giocata al Philips Stadion di Eindhoven nell'agosto 1988. Noi ci risentiamo fra poco per la ripresa. Ancora insieme, amici di Milan Channel, secondo tempo di PSV Eindhoven Milan, agosto 1988. Il Milan di Arrigo Sacchi, campione d'Italia, scende in campo in amichevole a Eindhoven contro una delle squadre più forti d'Europa. Milan in vantaggio al termine del primo tempo per 1-0. La rete è siglata da Marco Van Basten al 28esimo. E qui c'è l'ingresso in campo di Daniele Massaro. Andremo a vedere il cambio operato da Sacchi. Chi avrà sacrificato? Forse Chico Evani. Lo scopriremo subito. E comunque è cominciato il secondo tempo. Dicevamo, un Milan che ha vinto lo scudetto qualche mese prima. Poi i rossoneri hanno ripreso la preparazione per la stagione 88-89 con lo scudetto sul petto e soprattutto con l'intenzione di ben figurare nella Coppa dei Campioni, una missione compiuta visto che il Milan avrebbe vinto poi quella competizione con la magica finale di Barcellona contro la Steaua Bucarest. Beh, tutto questo ebbe una partenza, un momento iniziale proprio nella preparazione estiva densa di amichevoli di alto prestigio internazionale. Milan che voleva trovare il clima della Coppa dei Campioni prima di cominciare in maniera ufficiale la competizione. Allora via le amichevoli, nella stessa estate amichevoli col Bayern, con il Tottenham, e questa contro il PSV Eindhoven, delle superstar olandesi campioni d'Europa con l'Olanda in Germania, gli europei che si disputarono nel mese di giugno di quell'anno. Milan che nel primo tempo ha giocato una discreta partita con un paio di grandi palle gol oltre alla rete segnata da Van Basten, una sullo piede sinistro dello stesso Van Basten e l'altra sul destro di Rijkaard. Comunque Milan che ha lasciato poco spazio all'Eindhoven, che adesso prova a salire con Nielsen. Il cross di Tannenburg, lo stop acrobatico di Kieft, attenzione, la possibilità e la grande parata di Giovanni Galli. Il tiro di Gilhaus e la grande parata di Giovanni Galli, per la prima volta impegnato in questa partita. Vedete, il gran sinistro centrale risponde di pugno Giovanni Galli.
va al corner Fanenburg. Palla colpita morbida, poi allungata la traiettoria, butta fuori Colombo. Scatta subito l'aggressività dei giocatori dell'attacco rossonero, sale la linea difensiva, uno spettacolo vedere questa salita repentina dei giocatori in linea. Sorriso per Arrigo Sacchi, evidentemente soddisfatto di questa prima fase della preparazione. Van Basten, Donadoni si sgancia sulla sinistra e riceve Massaro, è entrato a Evani. E poi c'è anche il tocco dalla sinistra, la palla che finisce a Van Breukelen. Palla giocata da Fanenburg, poi prova ad andare via Heinze, chiuso da Rijkaard. Guarda Frankie Rijkaard. Palla giocata sulla sinistra, dove c'è Bonetti. Avete visto inquadrato con il numero 13, quindi due cambi. Fuori Mussi e dentro Bonetti. Fuori Evani e dentro Massaro. Questi sono i cambi che siamo riusciti a raccogliere. Come vi dicevo, queste immagini preziose, immagini rare, ormai escono dalla Cineteca di Milan Channel, che però può poggiare ovviamente sulle immagini dell'epoca, sulle immagini originali, molto spesso non corredate dalle grafiche come si usa fare oggi, quindi bisogna accorgersi un po'. Ma questo è anche il bello, il fascino del rivedere queste partite, di quello che succede in campo, scrutando i giocatori, guardando i numeri di maglia, esattamente come facevano gli spettatori all'epoca. C'è il fallo da parte di Frankie Rijkaard, mi sembra di avere visto in campo anche Carlo Ancelotti. Carletto Ancelotti, eccolo lì, il numero 19. Allora adesso bisogna andare a rifare un po' la formazione del Milan. Palla dentro, attenzione, colpo di testa fuori. Bella palla per Falks. Rinvio per Giovanni Galli. Ora il portiere del Milan, servito dal retropassaggio di un compagno. Palla per Donadoni, appoggio su Ancelotti, con il suo incedere. Carletto Ancelotti dà sulla sinistra a Bonetti. Palla in profondità, anche troppo, esce Van Breukelen. Qui Virdis è diventato capitano, e da che ovviamente desumiamo che l'altro posto in campo sia stato ceduto da Franco Baresi. E allora si completa il nostro schieramento, dopo andremo a denunciarvi. Heinze, sale Mussi, la palla per Fanenburg, che è però in posizione irregolare, un fuorigioco sul filo. Fanenburg che ci è comunque caduto. Rijkaard che è andato a fare il centrale di difesa al posto di Franco Baresi. Qui c'è la lotta, impegna Carletto Ancelotti, poi Mussi palla troppo lunga, batte Van Aerle su Heinze. Pressione subito di Colombo, di Virdi, di Van Basten. Poi il tocco di Koeman, arriva anche Massaro in pressing, la palla indietro a Van Breukelen. Il rinvio dello stesso Van Breukelen. Salta di testa Ancelotti, la palla filtra, poi Mussi. Vedete, c'è un fallo anche in questo caso
per un intervento su Kieft, quindi può salire il PSV portando in alto anche i suoi colpitori di testa. Ancelotti lo vedete inquadrato in primo piano. Tutto pronto per la punizione, potrebbe anche tentare il tiro, ma non lo fa, parte uno schema, capisce tutto però il Milan con Mussi che riesce a liberare, poi prova l'azione personale, attenzione Koeman, uscita tempestiva di Giovanni Galli. È stato bravo Koeman perché l'unico modo per saltare il fuorigioco molto spesso è proprio quello di buttare la palla dentro, di infilarsi nelle maglie difensive della squadra avversaria, lo ha fatto Ronald Koeman. Non è riuscito con successo, ma ha tentato una cosa pericolosa. È stata contrastata dall'uscita di Giovanni Galli. Ora il Milan sulla destra, Virdis si impegna, non tiene dentro il pallone. Corsa di Virdis inutile, Lerby. Koeman. Gerez. Poi palla per Van Aerle, Vanenburg. Prova il dribbling Vanenburg, lancia molto bene sulla destra in posizione di ala Van Aerle, che inseguito da Costa Curta mette sul fondo. Allora andiamo a rivedere con calma la formazione del Milan, rimaneggiata largamente nelle posizioni e negli uomini da Arrigo Sacchi in questo intervallo. In porta Giovanni Galli, poi abbiamo Bonetti, Mussi, Colombo, Costa Curta, Ancelotti, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Massaro e Virdis. Milan a tre punte. Ecco Marco Van Basten che va via sulla destra. Arriva sul fondo, fa partire il cross. Palla morbida. Poi c'è una gamba tesa fischiata a Daniele Massaro. Che aveva anche rubato il pallone sulla battuta dell'Eindhoven. Koeman. Pallo sulla destra per Vanenburg, tocco su Lerby, Gerez, Koeman all'indietro in difesa per Nielsen che appoggia al portiere Van Breukelen. Apertura di Van Breukelen su Heinze, poi il tocco per Nielsen, parte il lancio di Nielsen, il tocco di Kieft all'indietro, molto bello questo schema, va sulla destra Gerez, prova il tiro Gerez, parata di Giovanni Galli, ha tentato direttamente il tiro in porta e non il cross Eric Gerez. Colombo all'indietro per Giovanni Galli, apertura sulla sinistra per Bonetti che dà la Costa Curta, poi viene Donadoni a raccogliere il pallone. C'è un fallo di mani, probabilmente l'arbitro non se ne avvede e l'Eindhoven può ripartire con Vanenburg. Il dribbling, il tocco verso Koeman, va Ancelotti a chiudere, Koeman all'indietro, fallo. Fallo di Bonetti, avete inquadrato. Poi c'è ancora un contatto, e l'arbitro Van Niet, olandese, giudica falloso. Calcio di punizione in favore dell'Eindhoven ai 20 metri, posizione piuttosto importante. Quadrato il fuoriclasse olandese, avete visto Koeman. Lungo primo piano sulla panchina dell'Eindhoven. Parte Vanenburg. Colpo di testa a liberare da parte di Colombo. Poi la palla dentro e scatta. Si alza la bandierina della guardalinea e poi continua l'azione Gerez con Giovanni Galli. C'era stata un'ampia segnalazione di fuorigioco. Assolutamente inesistente rispetto a Eric Gerez. Infatti l'arbitro aveva lasciato proseguire. Nonostante la bandierina alzata del guardaline, l'arbitro giustamente si era avveduto del fatto che la posizione di Gerez era regolare e aveva lasciato proseguire l'azione. Gerez non è riuscito però a realizzare, viene anche però rischiato. E adesso invece
dopo colloquio con l'arbitro, viene assegnato quel fuorigioco che inizialmente non era stato dato. Un po' di indecisione da parte della terna arbitrale. Intanto si gioca il 13° minuto del secondo tempo di questa amichevole di lusso dell'estate 88 fra Milan e PSV Eindhoven. Milan in vantaggio per 1-0, rete di Van Basten al 28° del primo tempo. Qui adesso Virdis, c'è il tocco in profondità, poi la palla giocata da Van Aerle. Kuman che apre sulla destra, tocco da parte di Falks, poi il lungo lancio, attenzione, posizione regolare, poi tiro con il piede di Mussi che mette fuori. Una grande conclusione da parte di Gillhaus, che era una volta abbastanza pericoloso, come nell'occasione del gran tiro deviato di pugno da Giovanni Galli. Ora l'Eindhoven in questo secondo tempo si sta facendo vedere. Tannenburg, il corner, palla dentro, prova ancora la conclusione, Falks rinvia Giovanni Galli, Gerez, c'è una bandierina alzata anche in questo caso, forse un fallo sul portiere sulla precedente azione. Rivediamo ancora il corner di Tannenburg, fuori gioco, si è trattato di fuori gioco sul tiro di Falks, era finito in fuorigioco Gillhaus, quindi si riprende con il calcio di punizione per il Milan. Colpo di testa in profondità, palla dentro per Kuman, poi l'appoggio all'indietro per Giovanni Galli che mette in movimento i suoi. C'è Costa Curta, Milan che deve provare a uscire dalla sua tre quarti dove è stato messo un po' all'angolo. Vedete subito la squadra di Arrigo Sacchi si distende in forze, non con uno o due giocatori ma con 5-6 a presidiare la metà campo avversaria. Palla giocata da Heinz, prova a verticalizzare per Kift, tocco di Kift, poi l'apertura fuori, apertura fuori, non può nulla Gillhaus. È rimessa laterale per il Milan, arbitro che fa arretrare il punto di battuta. Intanto se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa, sempre con i rossoneri in vantaggio per 1-0. Palla nel corridoio, Van Basten e Mussi scattano, ma Mussi è in fuorigioco. Kuman, tocco laterale per Van Aerle che è sceso praticamente a fare il difensore aggiunto. Tannenburg svaria come sempre con una serie di dribbling. Tannenburg, giocatore, qui c'è una trattenuta ampia ed evidente da parte di Ancelotti per il calcio di punizione in favore dell'Eindhoven. Dicevamo Tannenburg, giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Roberto Donadoni, anche fisicamente giocatori simili, grande tecnica individuale, eccolo qui Tannenburg, grande capacità di tenere la palla, di far giostrare la squadra con i tempi giusti, giocatori di grande preziosità. E adesso c'è Rijkaard che tocca su Giovanni Galli che subito rinvia per Massaro, un rimpallo, palla che finisce in out, rimessa laterale per il Milan. Ancora un scambio di responsabilità, va a battere Massaro, palla lunga. Ancora un recupero, in questo caso però l'arbitro ha fischiato un cambio di rimessa. Quindi tocca a Erik Gerets, prova la rincorsa e la lunga gittata. Palla in area di rigore, libera Rijkaard,
Può ripartire il Milan con Van Basten, che però ha un controllo infelice. Palla smistata sulla sinistra e c'è l'errore. C'è l'errore. Angelo Colombo, pronto alla rimessa. Qui c'è l'anticipo. Anticipo in fallo laterale su Marco Van Basten da parte di Nielsen. Colombo pronto a battere. Ancelotti che smista su Costa Curta, parte il rilancio di Costa Curta. La posizione regolare da parte di Van Basten e Virdis, ma Van Breukelen è in anticipo. Era un colpo di testa di Fanenburg. Recupera il Milan. Palla per Costa Curta. Che a pallonetto supera Winkift. Il rinvio di Giovanni Galli. Nielsen di testa, poi ancora Kuman. Recupera Massaro. Donadoni. Va sulla sinistra Donadoni. La palla filtrante per Virdis. Ancora Donadoni. E qui sbaglia Ancelotti. Può ripartire il contropiede dell'Eindhoven. Attenzione. La palla sulla destra. Fanenburg. Fanenburg può entrare in area di rigore. Parte il cross. Kuman. Rijkaard. Ha utilizzato male la chance. Eindhoven. Ora palla filtrante. Ecco Van Basten isolato in questo secondo tempo. Mussi. Con una finta disorienta Gilaus e riesce a recuperare il possesso della palla. Frankie Rijkaard. Preso in campo la posizione di Franco Baresi dopo l'uscita del capitano alla fine del primo tempo. Van Basten si gira, ma c'è l'impatto falloso con Lerby. Quindi calcio di punizione in favore del Milan. Lerby che però ha risentito più di Van Basten dell'impatto. Ecco che entrano i sanitari dell'Eindhoven. Angelo Colombo, Marco Van Basten, uno dei grandi protagonisti, ovviamente con diversi meriti e con diversi apporti delle stagioni del Milan di Arrigo Sacchi. Angelo Colombo un po' la sorpresa del campionato 87-88, quando la littorina della Brianza, come fu soprannominato simpaticamente, il giocatore numero 4 del Milan, recuperò migliaia di palloni in quel campionato con un apporto dinamico e quantitativo incredibile. Del resto, in una squadra così potevano esserci i Rijkaard, i Gullit, i Van Basten, i Donadoni, anche perché c'erano i Colombo, gli Evani, i giocatori che correvano. Qui c'è invece il possesso di palla Falks, che dà l'indietro a Kuman in profondità per Gilaus. Ancora Falks che apre sulla destra per Fanenburg. Si accentra Fanenburg, salta due uomini, poi passa Lerby. Apertura sulla sinistra, posizione regolare, attenzione, e poi un destraccio inguardabile da parte di Heinze, che è arrivato in questa proiezione avendo la palla buona, ha sprecato in malo modo. Siamo giunti al 21esimo minuto di questo secondo tempo di PSV Eindhoven Milan, agosto 1988, gara amichevole in preparazione della Coppa dei Campioni 88-89, ovviamente. Donadoni verticalizza, prova ad andarci Colombo, che gioca in posizione piuttosto avanzata in questo secondo tempo. La palla è troppo lunga per lui. Van Aerle, Lerby. Al piede Lerby fa partire il suo sinistro a cercare sulla fascia Gerez, che tiene in campo il pallone. Poi Van Basten si inserisce nello spazio. Il pallonetto su Virdis, palla buona. Mette giù Virdis, si decentra, chiama fuori Lerby, che poi commette fallo su Virdis. Quindi calcio di punizione dal limite dell'area sul lato corto. Posizione interessante. Poi imbronciato Soren Lerby, che non ha ricevuto la copertura che avrebbe desiderato da parte dei compagni.
Qui non ci sono 9,15 m, neanche 3. Attenzione, Rijkaard. Prova di testa Ancelotti a sradicare il pallone, poi Kieft lo mantiene. Braccato da Ancelotti, Kieft si gira, riesce a seminare il rossonero. Koeman sulla sinistra per Heinz, tocco sull'Erbi. Ora Heinz dentro per Koeman. Koeman apre, anzi no, ci ripensa. In verticale per Fanenburg. Palla per Kieft, fuori gioco, ennesimo fuori gioco. Milan che anche con le seconde linee in difesa, o quantomeno con giocatori non abituati a gestire la tattica del fuorigioco come Frankie Rijkaard, riesce a tenere alta la concentrazione, mettere in offside gli avversari. Van Breukelen, subito il rinvio di Van Breukelen sulla destra per Gerets. Viene Fanenburg, apre il gioco molto bene per l'Erbi, ma c'è Rijkaard. Passaggio lì indietro per Giovanni Galli. Ora la palla sulla sinistra per Costa Curta, tocco su Rijkaard. In profondità c'è Ancelotti che governa bene il pallone. Sinistra sulla destra Van Basten, alza Van Basten la traiettoria del pallone per Colombo, che però era finito in offside. Qui le due squadre si assomigliano molto e tendono parecchio a mettere in fuorigioco gli attaccanti avversari. Che venga a fare la diagonale più vicino al centrocampo. Vedete che un po' più teso adesso Rigo Sacchi, prima si era addirittura lasciato andare un sorriso, lui che in panchina è sempre stato assolutamente concentrato dentro la partita. Adesso il Milan negli ultimi minuti ha subito un po' di più. Allora Rigo Sacchi è ritornato al clima austero dell'impegno internazionale. In questi casi le amichevoli certo sono amichevoli perché non c'è nulla in palio, ma sono sempre squadre che vogliono vincere. Qui c'è un triplo cambio da parte dell'Eindhoven, che manda dentro tre uomini, i numeri 12, 15 e 16. Fuori l'Erbi, uno dei grandi protagonisti, e mi sembra pronto forse Cappellini, esatto, si tratta proprio di Massimiliano Cappellini, pronto ad entrare in campo. Andiamo al posto di chi? Virdis, che non sa più a chi lasciare la fascia di capitano. Ecco Cappellini al posto di Virdis. Capitano diventa Roberto Donadoni. Cappellini va a raccogliere la posizione che era tenuta da Pietro Paolo Virdis. Quindi adesso il tridente offensivo rossonero è formato da Van Basten, Massaro e Cappellini. Mussi apre sulla destra proprio per Van Basten, che riesce a recuperare il pallone. Ancora Mussi da lì indietro lungo per Frankie Rijkaard, che verosimilmente allungherà, infatti così avviene, a Giovanni Galli. Apertura sulla sinistra dove scatta il Milan con Costa Curta. Palla dentro per Donadoni, lo scatto di Donadoni bruciante, se ne va il fantasista di Cisano Bergamasco. Attenzione, la possibilità per lui, e il gioco era stato fermato. Ha giocato lo stesso Donadoni scherzando con Van Breukelen. Ha fatto un'ottima incursione quella di Donadoni. Koeman, tocco sulla destra per Van Aerle, prova a verticalizzare, colpo di testa di Kieft. Attenzione a Fanenburg, Fanenburg, la parata di Giovanni Galli, e i due giocatori che avevamo definito simili si sono espressi in due azioni simili con esiti simili. Tutto una spiegazione. Ci prova adesso Heinz, che viene anche trattenuto da Colombo. Si spiegano i due. Koeman, Mancelotti in pressing. Koeman dà sulla destra a Gerets. Esce bene Rijkaard, uno stop di petto, volante, poi la palla recuperata ancora da Rijkaard, una furia. Gerets, Koeman. Si ferma Koeman. Va avanti, palla al piede.
non sa a chi dare il pallone. Ronald Koeman, non ci sono appoggi, non ci sono inserimenti da parte dei compagni. Poi l'apertura sulla destra per Kieft, che si gira bene, recupera Donadoni, ancora Milan che avanza sulla sinistra, possibilità per l'inserimento di Van Basten in posizione regolare, si gira bene Marco e subisce poi l'intervento di ritorno fatto un difensore dell'Eindhoven. Prova adesso dalla parte opposta la squadra olandese sulla sinistra, poi Fannenburg, la palla dentro, anticipato Falks, poi prima Costa Curta, poi Rijkaard, porta via il pallone, qui c'è Ancelotti al suo top, sradicamento del pallone dal piede avversario. Massaro, tocco all'indietro per Colombo, qui c'è una bella palla recuperata invece da Koeman, ma Colombo riesce a rientrarne in possesso, si ferma dall'indietro a Donadoni, poi perde palla il Milan, può ripartire l'Eindhoven. Fannenburg, tocco sulla sinistra, ancora Fannenburg, carica il destro e la grande parata di Giovanni Galli, ancora decisivo giovannone Galli su questo siluro di Fannenburg diretto all'incrocio dei pali, si supera con la mano di richiamo Giovanni Galli, salva il vantaggio del Milan. Il corner, salta sotto misura Falks, è ancora Giovanni Galli a dire di no. Milan adesso in difficoltà, grandi complimenti al portiere rossonero che però ha dovuto intervenire due volte in maniera quasi miracolosa. Anche questo colpo di testa indirizzato al 7 non era semplicissimo da prendere. Koeman, corner, libera Rijkaard, poi palla dentro, anzi palla a fianco potremmo dire, da parte di Van Aerle. Fannenburg, palla che finisce in fallo laterale, battuto, c'è la possibilità adesso per Gerez che entra in area di rigore, il rimpallo lo favorisce, la palla che poi finisce in calcio d'angolo. Ora prova il forcing l'Eindhoven, sorriso di Giovanni Galli che ha già dimostrato di avere una forma la Coppa dei Campioni. Ancora un colpo di testa, ancora un salvataggio del Milan in area di rigore. In difficoltà sul gioco aereo i rossoneri. Ora libera, anzi spazza via Carletto Ancelotti, permettendo ai giocatori del Milan di respirare. Palla in profondità. Poi viene Heinz sulla sinistra. Koeman. Palla dentro. Il suggerimento in profondità, sale la difesa, un quarto d'ora al termine, Milan in vantaggio. E qui si alza una bandierina che non sappiamo interpretare, anche perché abbiamo visto solo la parte finale dell'azione, nella quale Van Basten non sembrava in fuorigioco. Probabilmente lo era prima. Koeman apre sulla destra per Gerez, passaggio come sempre preciso. Poi c'è uno sfondamento di Gerez, va avanti comunque Fannenburg, palla al piede, lascia Koeman. Il taglio dentro, posizione regolare per Gerez, attenzione, liberi due uomini al centro e arriva Rijkaard a mettere in calcio d'angolo. Però un difficile ripiegamento difensivo per il Milan. Frankie Rijkaard, bravo anche a fare il libero, ma stavolta c'è stato forse un fallo, è stato un fallo in attacco del PSV Eindhoven, quindi si riprenderà con la rimessa di Giovanni Galli. Vorrei un doppio intervento intorno al 28° minuto, due parate decisive. Massaro, Gerez, tocco sulla destra per Fannenburg, palla in profondità dove gioca Kieft che prova a servire Koeman, ma arriva Rijkaard, accelera Rijkaard sulla fascia, va via due uomini, riesce a mettere in movimento Van Basten che poi tocca di prima all'indietro. Sul versante sinistro c'è Donadoni, ma la Donadoni ancora la sovrapposizione di Rijkaard, la trama di gioco preziosa che però ancora deve essere rodata dal tempo e dagli automatismi. Frankie Rijkaard, lo ricordiamo, appena arrivato al Milan,
gioca in questa squadra come se fosse lì da una vita, dopo solo 20 giorni di preparazione. Ancelotti. Giovanni Galli. Aspetta che i suoi compagni vadano in avanti, fa ampi cenni. Non restare lì. Ancelotti. Subisce il ritorno da parte di Falks. Però guadagna quantomeno il fallo laterale. Battuto su Colombo, poi la palla che esce. Ancora Ancelotti, una rimessa lunga. Riesce a girarsi per un attimo Cappellini, ma poi chiude la difesa dell'Eindhoven. Palla battuta da Heinze. Il gioco spostato sull'asse destro, Gerez. Di petto Rijkaard, secondo l'arbitro però di mano. Quindi c'è il fallo e il calcio di punizione in favore dell'Eindhoven. Mancano ormai 12 minuti al termine di questa amichevole. Il Milan sta conducendo per 1-0 sugli olandesi dell'Eindhoven. Recupera un pallone ancora Carletto Ancelotti, che subito verticalizza per Cappellini. Cappellini se ne va, posizione centrale per Cappellini, che poi si fa recuperare dal ritorno di Van Aerle. Ora in possesso di palla la squadra olandese. Koeman prova ad andarsene da solo. Ormai gli olandesi hanno capito che per arginare l'applicazione del fuorigioco da parte del Milan devo tentare le azioni personali, che però non sono mai facili. Adesso però c'è campo. Heinze che cambia sulla destra. Attenzione, Gerez può far partire il destro fuori. E stavolta ha sbagliato Gerez, che aveva preparato bene il tiro, ma ha colpito la palla troppo presto, quando ancora era in fase discendente. Billy! Chiama! Via Billy! Chi venga qua da me! Mi avete sentito? Vi abbiamo voluto lasciare sentire raccomandazioni di Arrigo Sacchi, che ha detto a qualcuno di venire da lui, ad ascoltare quali sono le rettifiche da apportare sulla posizione in campo. Intanto ancora Fanenburg al tiro, a terra Giovanni Galli. E in questo secondo tempo, l'ha detto con grande onestà e sportività, l'Eindhoven avrebbe meritato il pareggio per quello che ha fatto vedere. Milan che però regge grazie a un grande Giovanni Galli e a una difesa comunque ben messa in campo, nonostante in questo momento non siano della partita Baresi, Tassotti e Maldini, e vi pare poco. Costa Curta, lui c'è. La palla per Kieft all'indietro. Poi il pressing del Milan sui portatori di palla avversari. Koeman che apre sulla destra molto bene per Fanenburg. Prova lo scatto Fanenburg. Il pallone dentro, c'è un fallo di mani da parte di Ancelotti forse. Lo reclamano quantomeno gli olandesi, ma riparte il Milan. E anche in questo caso ha avuto grande attenzione. Donadoni sulla sinistra. Donadoni contro Van Aerle. Vediamo se riesce a liberarsi Roberto Donadoni. Lo fa, poi filtra il passaggio per Cappellini, area di rigore. Si gira Cappellini, l'1-2, attenzione Cappellini, il tiro, il grande intervento da parte di Van Breukelen. Stavolta è stato il Milan a finire vicino al gol, ma c'era fuori gioco. C'era fuori gioco sul passaggio di ritorno di Van Basten a Cappellini. Comunque azione ottima questa volta. Rijkaard abbracciato, non per amore, da Falks. Donadoni, 9 al termine, Colombo. Milan che vuole vincere questa partita a questo punto, diventa importante anche dimostrare di saper tenere un risultato nel finale di una partita concitata ed equilibrata come questa, nonostante poi il risultato non porti nulla perché si tratta di un amichevole, ma comunque prendere confidenza con lo spirito europeo significa anche questo. Kieft, tocco all'indietro, Koeman. Arriva Ancelotti e strappa un altro pallone. Viene sulla destra per l'avanzata di Mussi.
Mussi che disorienta Heinze, se ne va Mussi. Van Basten non riesce a chiudere, scivola al momento dell'impatto, peccato perché Mussi aveva fatto tutto molto bene. Heinze. Parte il lancio, fa buona guardia Costa Curta che poi dà l'indietro a Giovanni Galli. Su Rijkaard. Appoggio per Costa Curta, ancora Giovanni Galli, si gioca a triangolo. Poi Galli apre sulla destra per Colombo, mette a terra il pallone. Rijkaard, c'è Donadoni, riceve ancora Rijkaard, ancora Rijkaard che va nello spazio, Donadoni, azione maestosa del Milan, ancora Donadoni, Mussi, 15 passaggi consecutivi Rijkaard, il movimento di Van Basten che va a ricevere al limite dell'area, il colpo di tacco e fosse arrivato quel pallone a Mussi, ma attenzione c'è Massaro ancora che apre intelligentemente sulla sinistra. Milan che tracima gioco. Rijkaard evita l'intervento di Gerez. Grande possesso di palla dei rossoneri. Spettacolo vero. Ancelotti. Donadoni. Ma compagni che si sovrappongano su questo lato. Prova l'uno contro uno Donadoni. Riesce a tenere il possesso della palla. Poi ritorna sui suoi passi. E sbaglia l'appoggio. Milan che ha tenuto palla con un'azione durata almeno due minuti. C'è intanto un calcio di punizione in favore del Eindhoven. Koeman, tocco di Heinze, ancora Koeman, apre Koeman sulla destra dove si inserisce Gerez che appoggia per Fanenburg. Palla scodellata, Rijkaard che rinvia. Koeman, ancora la possibilità con lo scatto in posizione regolare di Heinze, area di rigore per lui, va al cross Rijkaard e calcio d'angolo. Ci sono proteste degli olandesi per un possibile calcio di rigore, non mi pare che Rijkaard abbia colpito con la mano, assolutamente col petto. Calcio d'angolo per quale si incarica come sempre Ronald Koeman. Parte il pallone, libera la difesa del Milan. C'è un aggancio di Heinze. Milan che va in pressing, sale la squadra rossonera ed ecco ancora. Posizione regolare, attenzione. E l'uscita in questo caso da parte di Giovanni Galli. Avete visto, è uscito con le mani scientemente Giovanni Galli. Anche qui dobbiamo fare una piccola postilla regolamentare. Questo tipo di azione del portiere oggi provocherebbe l'automatica espulsione dell'estremo difensore, non potrebbe toccare il pallone con le mani in uscita il portiere, fermando una chiara occasione da rete. In questo caso solo l'ammonizione per Giovanni Galli, che però si è messo al riparo da una occasione ben più pericolosa di questo calcio di punizione. Era scattato in posizione regolare Gerez stavolta. Giovanni Galli ha posto rimedio, poi parte questa punizione alta. Punizione alta e fuori, e così il Milan guarda ancora il cronometro che dice che mancano 5 minuti al termine. 1-0 per i rossoneri. Amici di Milan Channel che ci seguite in queste telecronache dal Milan del recente passato. Cappellini governa bene il pallone, poi Rijkaard che avanza palla al piede nel corridoio per Colombo, chiuso Colombo, all'indietro per Mussi. Parte il cross di Mussi, Gerez, Koeman, Kieft, colpo di tacco per l'avanzata di Fanenburg, poi smista sulla sinistra dove c'è Falks, tocco ancora per Fanenburg, apertura sulla destra per l'avanzata di Eric Gerez, va in sovrapposizione, Koeman riceve. Prova Koeman adesso a trovare lo spazio per il cross, eccolo qui. Rijkaard molto energico, respinge la palla e Falks praticamente. Poi c'è Angelo Colombo che tiene dentro il pallone. Van Basten, recupero falloso da parte della difesa olandese. Calcio di punizione in favore del Milan. Anzi no. L'arbitro ha ravvisato, anzi sì, gli estremi per
il calcio di punizione del Milan. A un certo punto sembrava quasi che stessero per avviarsi a battere i giocatori olandesi. Il calcio di punizione era rosso-nero, qui c'è un fallo invece di Colombo su Heinz, stavolta la punizione per Eindhoven. Gerets con la destra per Fanenburg, cross che trova sull'estrema sinistra ancora l'assistenza di Koeman, palla rinviata dalla difesa rossonera. Gerets evita che Pronesca lo tiene vivo, parte ancora il suo lancio contrato ma forse da un fallo di mani di Daniele Massaro. Sempre preoccupazione ovviamente contenuta in quanto si tratta di un amichevole, parte della panchina dell'Eindhoven, parte il cross, attenzione, palla dentro e preferisce evitare Falks di toccare, tra l'altro c'era fuori gioco sul colpo di testa, era finito in fuori gioco Falks. Frankie Rijkaard a battere, Giovanni Galli può andare al rinvio, rinvio lungo, recupera la palla Colombo, Van Basten, e c'è fallo su Van Basten, è abbastanza evidente, adesso il giocatore inquadrato, si tratta di una punizione di prima per il Milan con Ancelotti sul punto di battuta. Con qualche indecisione Ancelotti batte finalmente per Van Basten che prova ad andare via da solo, ce la fa, attenzione, il tocco sulla destra, Colombo può andare al cross, parte Van Breukelen di pugno, poi Cappellini che dà l'indietro, tocco di Ancelotti, Donadoni non trova Colombo, chiude la difesa, parte in questo istante il 90° minuto, ultimi assalti del Eindhoven. Bene Mussi, ottima la sua partita. Colombo, Milan 2, Eindhoven 0. Il Milan che ha tenuto nella parte iniziale del secondo tempo, una Eindhoven comunque deciso e determinato, porta a casa il 2-0, finisce la partita. Milan che comincia quindi col piede giusto questa stagione. È tutto amici di Milan Channel, grazie per averci seguito e a risentirci.